La rimette in mezzo. Va De Stefano. Gol! Romanzesco, inenarrabile, pazzesco. Non è facile scegliere l'aggettivo giusto, o forse non esiste, per descrivere l'impresa del Teramo che nel più incredibile dei modi centra la qualificazione nei playoff. Quando De Stefano segna il gol del 4-1 alla Salernitana, la partita di Poggi Bonsi è già finita da un pezzo con la vittoria dei padroni di casa per 2-1. Pianodaccio esplode e sul successivo fischio di Guccini del Brano Laziale è l'inizio della festa. Una partita che è stata un poema con mille risvolti. Vera che il Teramo ha vinto con il distacco che a un certo punto ci voleva, anche grazie alla buona sorte e a qualche aiuto divino, ricordando anche i lutti che hanno recentemente colpito l'organizzazione biancorossa. Il maltempo a metà ripresa, la sospensione della partita, la Salernitana che colpisce due legni e chiude in 9 uomini a causa di 2 infortuni a sostituzioni esaurite ed il gol qualificazione al 98esimo, tutti ingredienti che hanno reso magico il pomeriggio biancorosso. Il Teramo, oltre che le assenze, ha patito anche la tensione nei primi minuti al cospetto di una Salernitana spigliata e trascinata dalla verve delle tante seconde linee, Vetraino e Ricci su tutti. I due baby che affiancano il rientrante Guazzo sono minacce costanti. Il Teramo solo dopo il 20esimo prende un po' di coraggio, ma c'è paura di sbagliare. Serraiocco salva la sua porta sull'incornata di Vetraino. Alla mezz'ora Ferrani non arriva sulla punizione di Righini. Al 37esimo la doppia doccia gelata. Il Poggi Bonsi passa in vantaggio. A Pianodaccio invece un errore in mediana libera il contropiede della prima della classe. Adeleke serve Vetraino e il suo diagonale piega le mani a Serraiocco. I playoff ora sono virtualmente un miraggio. Ricci al 43esimo minaccia di nuovo la porta prutina. Il Teramo è piatto, ma appena prima del riposo arriva la scossa. Ambrosini, attivissimo, assiste la corrente Foglia, destro esiziale di prima intenzione, bellissimo. Iannarilli è battuto e il Teramo si rimette in carreggiata in extremis. La ripresa però è da giocare all'arma bianca. Si intuisce che bisognerà fare la corsa sulla differenza reti. L'inizio del secondo tempo regala altri buoni presagi, non tanto per l'uscita di Iannarilli al primo su Petrella, quanto per la fondo di Ricci. Un minuto dopo il 7 Granata fa a fette la difesa teramana, Guazzo anticipa tutti e timbra il primo palo di giornata. Il Teramo invece ha un cecchino infallibile, si chiama Andrea Bucchi, che all'11esimo inizia a fare sognare i tifosi di casa. Cross teso e preciso di Foglia, torsione magistrale del centravanti che piazza la palla sul palo lontano, 2-1. Inizia a piovere a dirotto, il vantaggio carica l'ambiente, carica la squadra che ora ci crede come. È alto il suggerimento di Ambrosini per Petrella, poi al 20esimo sugli sviluppi di un'azione d'angolo Tuia affonda platealmente Bucchi in piena area e calcio di rigore. Bucchi, ancora lui, freddissimo, fa 3-1 e gol numero 11 in campionato in 14 partite. La pioggia aumenta di intensità, la panchina biancorossa vuole la sospensione ma Guccini fa giocare ancora. Il neoentrato Gustavo si fa subito notare a cavallo del 23esimo, prima con un tocco di giustezza deviato da un difensore, poi con un sinistro liftato che Serraiocco toglie dall'incrocio. Il Teramo è ancora chirurgico, sempre da angolo Ferrani, in tuffo beffa Iannarilli, ma Guccini annulla per un presunto blocco il gol playoff tra le proteste biancorosse. E dopo un minuto ferma la partita, il campo è una palude, la pioggia diventa grandine. Questo permette di verificare nel frattempo l'evoluzione di Poggi Bonsi Foligno, col botta e risposta tra le due squadre. Finale 2-1 e la missione resta la medesima. Al Teramo serve il 4-1 per qualificarsi e per maggior numero di gol segnati. Dopo 18 minuti con la pioggia che si placa e alcuni inservienti a togliere l'acqua dei punti più critici, la partita riprende. La Salernitana si cala subito bene nella parte. Dal 34esimo il Teramo vede il baratro, contropiede di Chirieletti, palla per Guazzo, girata e traversa piena. Lassù qualcuno protegge il Teramo e gli dà una mano. Cappellacci mette Olcese, De Stefano e Caidi per Foglia, Petrella e Chauvet. Si fa male giubilato al 39esimo. Al 44esimo Iannarilli in mischia prende un colpo e subisce una rottura del setto nasale. Gli animi in campo si accendono mentre Guccini decreta 5 minuti di recupero. In porta va Guazzo che nel recupero si traveste da Batman e nega la tripletta a Bucchi. È la fine? No. 52esimo, Righini butta dentro l'ultimo pallone che è una preghiera. De Stefano brucia tutti e manda il Teramo in paradiso. Un epilogo impensabile e le immagini dicono più di qualsiasi altra cosa.